Sono Erika Risso, specialist del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea, e questa che vi presento è la nostra asta che si terrà il 30 novembre e il 1 dicembre nelle magnifiche sale di Palazzo Crivelli. Il nucleo dell'asta è frutto di lasciti provenienti da importanti collezionisti privati, risultato di scelte e passioni di intere vite. Un'occasione questa per ammirare e scoprire capolavori che, conservati gelosamente per tanti anni, tornano a mostrarsi al pubblico. Il nostro viaggio inizia a Parigi con un rarissimo autoritratto di visionista di Gino Severini. È il primo autoritratto eseguito a Parigi nel 1908, dedicato all'amico e vicino di stanza Gino Baldo. Baldo faceva parte della brigata di italiani che Severini frequentò tra il 1907 e il 1908 e fu in parte responsabile dello sfratto di Severini dello studio di Rue Ballou. L'opera mostra il volto dell'artista, inondato da una luce accecante, che sfalda i contorni e lo immerge in un'atmosfera senza tempo. È il 1917, Fortunato De Pero è a Capri, ospite del poeta svizzero Gilbert Clavel. Clavel conobbe De Pero proprio nel 1917 e instaurò con lui un intenso sodalizio artistico. Insieme realizzarono i famosi balli plastici che, presentati a Roma al Teatro dei Piccoli nel 1918, rimasero uno dei punti qualificanti di tutta una stagione del futurismo artistico. Torniamo nuovamente a Parigi. È il 1926 e Giorgio De Chirico dipinge Il giorno e la notte, opera in cui il dualismo di forze opposte e complementari viene rappresentato da due figure, simili a pedine degli scacchi, una bianca e una nera, che occupano l'intera superficie della tela. L'opera apparteneva alla collezione Jucker, che annoverava alcune tra le più importanti opere impressioniste, metafisiche e futuriste e delle avanguardie del primo ventennio del Novecento. Con lungimiranza furono loro a prestare il quadro per la straordinaria mostra tenutasi nel 1949 al MoMA di New York. L'esposizione, a cura di Bare Sobi, fu per il pubblico americano la prima grande occasione, all'indomani della guerra, di ammirare un vasto gruppo di opere di artisti italiani contemporanei. Ci perdiamo poi nel blu vibrante dell'opera di Cagnaccio di San Pietro, esempio magnifico di quel realismo magico in mostra proprio in questi giorni a Palazzo Reale. Mito e realtà si fondono qui nel perfetto abbinamento allegorico, la fecondità e la vita che sgorgano dalla donna e dall'acqua del mare. Lo splendore, che risalta dalla pura esibizione oggettiva del corpo e dei colori, conferisce un'aura mitica e favolistica alle figure e agli oggetti. Facciamo un salto nel tempo e nel 1957 troviamo una magnifica combustione di Burri, dove il fuoco modella e crea la materia. Come dice il critico Maurizio Calvesi, il fuoco lascia le nere tracce della sua azione, tornando così a disegnare quelle inquietanti cavità che avevamo incontrato nei catrami e nei sacchi. Arriviamo infine all'azzeramento radicale dell'immagine, compiuto da Piero Manzoni nei suoi Acrom, dove la materia pura diventa pura energia. E così il bianco che avvolge una delle icone di Milano, oggetto della quotidianità, l'amichetta, diviene, come scrive Barbero, essa stessa idea fatta oggetto, icona e allegoria. Conosciamo solo 13 opere realizzate con i panini, l'ultima delle quali, di dimensioni leggermente più grandi, passata in asta a Londra nel 2020 per 1.700.000 sterline. È il 1969 e Boetti, il 19 aprile da Sperone, presenta la nuova opera, Niente da vedere, niente da nascondere. Una vetrata da appoggiare alla parete, che invita alla contemplazione. Una vetrata che non mostra nulla e non cela nulla. La griglia è il segno di un'attitudine mentale attraverso cui guardare il mondo. Quel mondo che ci racconterà Boetti nei suoi arazzi, dal 71, con il suo primo viaggio in Afghanistan, con lettere disposte in griglie ordinate, in cui infinite sono le possibilità di esistere e niente da vedere, niente da nascondere. Vi aspettiamo all'esposizione per vedere queste e altre magnifiche opere, che saranno in asta il 30 novembre e il 1 dicembre.